portiere innanzitutto non deve aver paura perché buttarsi. Io una volta ci ho rimesso il naso, due denti, due mignoli delle mani. Perché? Perché il portiere si deve buttare sui piedi di un attaccante che ti viene da solo davanti. Oggi invece non si buttano più come ci buttavamo una volta, ma si buttano con le gambe in avanti e il corpo dietro, per cui difficilmente il portiere si fa male. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei Vita spericolata, sì, hanno sempre detto che io facevo una vita spericolata, però perché? Perché fumavo, perché giocavo ai cavalli, perché mi piaceva divertirmi, ma io non mi sono mai rovinato, ho sempre fatto interamente il mio dovere, anche perché a 41 anni ancora giocavo in Serie A, per cui ho vinto il campionato col Milan a 40 anni. Il momento più brutto è stato il calcio scommesse, che io non c'entravo niente e purtroppo ho pagato per tutti. Io Voglio una vita esagerata. avevo ricevuto una telefonata perché da un giocatore della Lazio che mi chiedeva se il Milan dava dei soldi ci facevano vincere la partita. Io sono andato dal mio presidente, ho raccontato la storia e poi dopo io non ci sono più entrato nella faccenda. Purtroppo però c'erano delle prove perché il Milan aveva mandato i soldi con le fascette della banca e sono risaliti a chi l'aveva mandati. L'aveva mandato il presidente del Milan, per cui il Milan è stato punito. Questo è tutto quello che ho fatto io. Mi è successo che ero a Montecatini, avevo appena finito una corsa con i cavalli del campionato giornalisti, perché io ero giornalista pubblicista e guidavo anche i cavalli perché ci facevano i campionati italiani i giornalisti. Avevo finito la corsa, avevo portato il cavallo in scuderia e ero andato alla televisione per rivedere la corsa. E poi dopo io ricordo che stavo guardando, ma però poi non mi ricordo più niente. Poi è arrivato il medico, mi ha dato delle scosse al cuore e anche lì devo ringraziare questo medico perché normalmente dopo tre o quattro scosse, se il cuore non riprende, smettono. Invece mi hanno detto che era arrivato addirittura a 8 e poi alla nona il cuore ha ripreso, sono stato ricoverato all'ospedale e ora eccomi qui, sto bene. Io sono sempre stato credente, diciamo non tanto osservante, anche perché quando giocavo non c'era la possibilità di andare la domenica a messa. Finito di giocare, chiaramente andavo a messa tutte le domeniche e ora continuo a frequentare la chiesa come la frequentavo prima. Domenghini, Rosato, Facchetti, Bertini, Riva, Arriva. Burnic, Mazzola, Cera, De Sisti, Buoninsegna. Era il 78, col Milan stavo giocando benissimo, tant'è vero che mi ha chiamato Bearzot 3 mesi prima di partire per i mondiali. Io avevo smesso di giocare in nazionale nel 74, e siccome era il quinto mondiale, dico: Mister, io vengo anche a portare le valigie perché sarei il secondo giocatore che faceva 5 campionati del mondo. Il primo era sempre stato un altro portiere, si chiamava Carbajal, era un portiere messicano, e io andando al quinto mondiale mi sentivo orgoglioso. Dopo 20 giorni da questa telefonata mi ha richiamato dicendomi che Zoff non si sentiva tranquillo, se c'ero io dietro, per cui Ricky mi dispiace, ma ti devo lasciare a casa. E dico: va bene. Io non è che potessi convocarmi da solo. Ci siamo litigati per 2 anni, finito di giocare tutti e due, ci siamo rincontrati in un albergo, ci siamo abbracciati, salutati e è finito tutto lì. Voglio una vita che non è mai tardi.
la sua parata più bella è stata in campo o fuori dal campo? Beh, la mia parata più bella è stata fuori dal campo. Sicuramente aver conosciuto mia moglie, la mia seconda moglie, e avermi dato una figlia e questa figlia avermi dato una nipotina, che tra l'altro ora io impazzisco per questa nipotina, mi sembra che questa sia una parata veramente eccezionale.